Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video sulle Pokéball Teens che mancavano sul canale ormai da decenni, potremmo dire, ma non solo le Pokéball Teens, proprio i Pokémon in generale. Come avete visto, abbiamo un po' calato, io facevo sempre questi video con Marco e Emanuele, stiamo facendo molto meno perché effettivamente la generazione scarlatto-violetto non ci è piaciuta quasi per nulla, non ci è piaciuta la cristallizzazione, di conseguenza stiamo collezionando praticamente il minimo indispensabile, minimo che però è questa Escaball, perché io le ho prese tutte quante finora, quindi ci tengo a completare la collezione di queste Pokéball. Devo dirvi peraltro che l'ho scoperta anche per caso, sono entrato nel negozio, l'ho visto e ho detto: quella mi manca. Io vi invito, voi che magari seguite questa serie, se per caso vi capita di vedere qualche Pokéball nuova, fatemelo sempre sapere, magari su Instagram o anche qui sotto nei commenti, perché di sicuro l'andrò a recuperare. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre, vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di Pokémon dove potete trovare un sacco di video. Certo, non proprio recentissimi, ma abbiamo aperto veramente tante cose sul canale. Mentre qui sotto vi ricordo del canale Telegram Visio TV, se volete essere sempre aggiornati con una piccolissima notifica ogni volta che esce un nuovo video, mi raccomando, iscrivetevi. Dunque, ci possiamo spostare sotto ed andiamo a scoprire questa nuova Escaball. Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, come vi stavo dicendo proprio all'inizio di questo video, non apro Pokémon da veramente tantissimo, ma da talmente tanto che non sono neanche sicuro se mi ricorderò il trick. Perché veramente, ragazzi, è qualcosa che ho quasi rimosso dalla mente. Vediamo un attimino di capirci qualcosa. Comunque, questa è la Escaball, raga, veramente spettacolare. La si riconosce da questi tre piccoli segmenti gialli. Sicuramente è bella, quindi le devo mettere in collezione tutte vicine. Allora, vediamo se c'è la monetina. No, questa volta non c'è la monetina, ma abbiamo degli adesivi. Qui abbiamo la versione Primeape Fantasma e loro non mi ricordo sinceramente come si chiamano. Se volete, me lo potete scrivere nei commentini. Allora, andiamo a guardare i pacchetti. Abbiamo un Lucentezza Siderale, Astri Lucenti e Colpo Fusione. Vabbè, come detto, raga, non si sa da quant'è che non apro pacchetti, quindi non conosco bene le espansioni. Allora, questo è il codicino che ovviamente vi regalo. 2, 3, 4, no? E 1 e 2? Una cosa del genere? Credo di sì, Speriamo, speriamo di non aver sbagliato. Allora, Shelmet, Drillbur, Banelby, Mudkip, Caterpie, Energia Lotta, Croconaw, Excadrill, Dubwool, Croconaw Holo Reverse e niente. Va bene, una rara semplice. Comunque il trick almeno me lo sono ricordato. Vi giuro, raga, non ci avrei scommesso un centesimo. Meno male, va. Allora, altro codicino, eccolo qua. Poi 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Ma credo proprio di no, ragazzi. Mi sa che non abbiamo trovato niente neanche questa volta. Peraltro, nel primo pacchetto non mi sono anche dimenticato di toccarla, la rara. Pensate un po'. Allora, Nosepass, Deden, Kubcho, Shinx, Farfetch, Energia Fuoco, Gabbit, Gloria, Staravia, Escavalier, Holo Reverse, effettivamente non c'è niente. Motim. Ultimo pacchettino, raga. Io spero di trovare almeno qualcosa. Non è che dico che voglio trovare chissà che, però insomma, almeno in tre pacchetti trovare qualcosa di carino. Questo è il codice: 1, 2, 3, 4. Ah, forse no, ragazzi. È la Reverse che era un pochino più spessa. Allora, Pawinard, Pucciena, Yamma, Drifloon, Sudowoodo, Energia Psico, Whiscash, Miele, Kriketun, Sudowoodo Holo Reverse, ovviamente niente, era questo Sudowoodo che era effettivamente molto più spesso. Ragazzi, questo è anche uno dei motivi per cui non abbiamo più Pokémon. Io vi ricordo che, ok, che c'è un po' sceso l'hype, ok, che non ci piacciono molto le generazioni, ma vi ricorderete che comunque le ultime cose che avevamo preso erano tutte quante in giapponese, perché effettivamente i pacchetti italiani, ragazzi, non è divertente aprirli perché non c'è
mai niente. Comunque, poco mi interessa. Il mio obiettivo era mettere in collezione questa Escaball, che peraltro mi piace veramente molto, e quindi mi ritengo soddisfatto. Come sempre, se volete, commentino qui sotto e fatemi sapere che cosa ne pensate voi. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e Escaball come questa nuova team che abbiamo aperto. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete collezionata anche voi, se state continuando la collezione delle Pokéball Teens, sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi video. Come vedete, le nuove Pokéball Teens escono proprio una volta ogni tanto. Per quanto riguarda proprio Pokémon, carte Pokémon in generale, per ora non abbiamo altre cose da fare, però sono sicuro che comunque con il tempo qualcosa torneremo a portare sul canale. Qui da Visio e dalla Escaball è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!